Ciao amici del tubo e bentornati sul canale. Sta per arrivare la DJI Osmo Mobile 4. Ormai i cellulari stanno diventando molto molto performanti da un punto di vista video e foto. Hanno dei sensori che lavorano benissimo anche in condizioni di scarsa luminosità e poi il vantaggio dei cellulari che ce li abbiamo sempre con noi. Pensate che lo stesso DJI Mavic Air 2, l'ultimo drone uscito in casa DJI, monta un sensore Sony MX proprio che viene dal mondo dei cellulari. Abbiamo nei cellulari la stabilizzazione elettronica, ma con questo prodotto, il DJI Osmo Mobile, che è arrivato alla versione 3 ad oggi, abbiamo una stabilizzazione meccanica che tra l'altro è fiora l'occhiello della DJI. Sono trapelate informazioni proprio in questo giorno, 26 agosto 2020. Come sapete, io sono in vacanza a Castiglione della Pescaia, potete vedere dalla brascatura della mia faccia, ho preso davvero tanto tanto sole, forse troppo. Facciamo un po' di pubblicità anche la Toscana. Oggi sono stato nella spiaggia delle Rocchette, fantastica, e poi ho fatto un giretto a Castiglione della Pescaia, il borgo medioevale con castello, davvero un posto meraviglioso. Comunque, tornando al DJI Osmo Mobile 4, dall'Osmo Mobile 3 prende il fatto che si può ripiegare, quindi è ergonomico, occupa poco spazio, deve avere questo vantaggio perché dobbiamo sempre portarlo con noi come portiamo il nostro cellulare. Oltre a questo vantaggio, ha una grossa novità che ci permetterà di attaccare il nostro cellulare in un tempo brevissimo, ossia avrà l'attacco del cellulare magnetico. Avremo due tipi di attacco: una classica piastrina magnetica con le alette oppure una piastrina con anello. Si parla che l'applicazione che farà funzionare l'Osmo Mobile 4, che è la stessa dell'Osmo Pocket, che è la stessa dell'Osmo Mobile 3, ossia la DJI Mimo, a breve non sarà più compatibile con sistemi iOS 10 e ovviamente precedenti e con i sistemi Android 6 e precedenti. Questo perché stanno inserendo nuovissime funzionalità per sfruttare al massimo la stabilizzazione meccanica che ci garantisce sia l'Osmo Pocket che la nuova DJI Osmo Mobile 4. Io ho detto già della novità più grande, ossia il sistema di aggancio magnetico. Da qui viene il loro slogan di promozione a questo nuovo prodotto: crea momenti magnetici, ovviamente un gioco di parole. Si parla di un nuovo Active Track 3.0, si parla di un nuovo sistema di zoom, uno zoom dinamico per avere riprese sempre più cinematografiche. Autonomia, pensate, di 15 ore, tantissimo, peso di 390 grammi, prezzo in linea con l'Osmo Mobile 3, comunque sotto le 150 euro. C'è anche un treppiede, ovviamente quello sarà nella versione combo, che ha anche una piccola custodia. Vi ricordo che l'Osmo Mobile 4 si connette con il Bluetooth al nostro dispositivo, al nostro smartphone. La batteria dovrebbe essere da 2450 mAh, per questo che si parla di 15 ore di autonomia. Si potranno quindi fare ottime foto panoramiche e attivare l'otturatore a distanza, un po' quello che possiamo fare anche con l'Osmo Mobile 3. Non ho fatto tempo a leggere qualche rumors che già DJI Osmo Mobile 4 è in anteprima nazionale, pronta consegna dal DJI Store Italia. Vi lascio il link in descrizione. Andiamo un attimo a vedere le informazioni ulteriori a questo punto sulla DJI Osmo Mobile 4. Abbiamo qualche foto. Il prezzo conferma 149 euro. C'è la possibilità quindi di prenderlo in anteprima e di pagarlo anche in tre rate. Andiamo a vedere il video a questo punto. Oh,
Ecco arrivata la mail anche da GoCamera, potete acquistare la DJI Osmo Mobile anche dal loro store, vi lascio anche questo link in descrizione. Io vi saluto, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!